Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha tratto in arresto un pluripregiudicato, 46enne, di Nocera Inferiore, residente a Torre Annunziata, e sequestrato quasi 500 kg di sigarette di contrabbando. L'operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del gruppo Pronto Impiego, che, mentre transitavano nel quartiere Vomero in via Cilea, durante la costante attività di prevenzione generale e di controllo economico del territorio, hanno notato un furgone procedere ad alta velocità. Grazie al tempestivo intervento della pattuglia e alla conseguente ispezione del veicolo commerciale, è stato scoperto nel vano, sistemato in diversi teli di plastica di colore nero, il carico di bionde e di contrabbando, costituito da 342 kg di sigarette marchio Regina Rosse e 150 kg Regina Blu. Il contrabbandiere è stato processato con rito direttissimo e condannato alla pena di 2 anni di reclusione.